Lo sport professionistico da anni non è più lo stesso. L'avvento della tecnologia nelle diverse discipline ha cambiato per sempre la storia di ognuna. Dall'occhio di falco nel tennis all'instant replay nel basket, fino al VAR nel mondo del calcio. Il video assistant referee è stato introdotto in Serie A dalla stagione 2017-2018 e a 5 anni di distanza l'Università di Urbino ha organizzato ieri pomeriggio un seminario coinvolgendo i dipartimenti di giurisprudenza e scienze biomolecolari. Un incontro che è stato coordinato da Alberto Clini, docente di diritto dello sport, e Enzo Morelli, docente di giustizia sportiva, che per approfondire l'argomento hanno deciso di coinvolgere professionisti in materia a livello nazionale. Tante le figure di rilievo intervenute, da Luca Marchegiani a Massimo Mauro, da Marco Bucciantini a Davide Ballardini, da Gian Pietro Bianchi a Fabio Caressa. Che il mondo cambia in fretta e quindi anche l'utilizzo del VAR un pochino deve rimanere al passo con i tempi. Quindi secondo me ci vogliono dei cambi in interpretazione rapidi perché è diventata anche una cosa tattica ogni tanto l'utilizzazione del VAR e quindi di conseguenza bisogna essere molto bravi a rimanere attenti a quello che accade calcisticamente proprio. E quindi credo che un passo in avanti vada fatto proprio in quella direzione, cioè nella direzione di avere il più possibile attenzione a come sono le risposte alle decisioni degli arbitri del VAR e comportarsi di conseguenza. Devono arrivare a parlare dopo la partita gli arbitri. Ormai questo fatto che non parlino è completamente fuori dal tempo. Anche perché io credo che alla fine la spiegazione mitiga le polemiche, cioè se tu spieghi perché hai preso una determinata decisione, probabilmente diventa più comprensibile per tutti. VAR che dalla stagione 21-22 è debuttato anche in Serie B e vederlo introdotto in futuro anche nelle categorie minori sarebbe un grosso passo per l'evoluzione dello sport a fianco della tecnologia. Tecnologicamente, sai, dipende molto dal numero di telecamere che utilizzi. Adesso c'è un tricamere sulla Serie C e quindi magari diciamo, la precisione nella scelta può essere più difficile proprio per questo. Ma io credo che la tecnologia sia tale per cui alla fine anche le società potrebbero dotarsi dei sistemi di ripresa più efficienti, che ormai costano meno di prima, e conseguentemente avere una possibilità poi di decisioni che siano in linea. Ma io credo che sia un passo che andrà fatto necessariamente. Io credo che sia molto importante che i giornalisti si modernizzino e tengano accanto a sé, come succede ormai da anni in America, un analista di dati, perché i dati sono una giungla ed è molto importante trovare un sentiero che ti permetta di analizzarli nella giusta maniera. Luca Marchegiani, qui per parlare di tecnologia e di sport, due argomenti che però vanno avanti insieme da diverso tempo e anche in futuro. Devono andare avanti insieme per forza, specialmente nello sport di alto livello. Il calcio forse si sta adattando anche con un filo di ritardo rispetto ad altri sport per professionistici, però io credo che per quanto riguarda le decisioni oggettive sia una strada forse che è arrivata anche tardivamente. Si trova da anni nel mondo della comunicazione, a Sky da diverso tempo. Quanto è stato complicato entrare in questo nuovo mondo? Poco, perché se vogliamo il VAR avvicina un po' le decisioni arbitrali a quello che è il mondo televisivo, no? Cioè comunque le immagini hanno un valore diverso rispetto a quello che avevano prima, mentre prima gli episodi venivano valutati per la percezione dal campo. Detto questo, non bisogna esagerare perché io vengo, grazie a Dio, dal calcio giocato e questo delle volte mi fa capire meglio di altri come certi episodi andrebbero più valutati dal campo che da un fermo immagine o da una situazione statica di video. Del connubio tra tecnologia e sport si è abbastanza segnata. Certo, ci sono spazi di miglioramento per questa forma di applicazione tecnologica, in particolar modo del VAR, che in altri sport funziona abbastanza, quindi non vi sono tutte queste problematiche. Certo, l'aspetto normativo e di evoluzione anche tecnica sarà nei prossimi anni fondamentale. Credo che l'equilibrio vada raggiunto tra un'applicazione ovviamente corretta delle norme, da giurista non potrei che propendere in questo, ma che allo stesso tempo non pregiudichi quello che è il cuore dello spettacolo, del calcio, ovviamente.